Siamo a Verona, siamo già qui da 3 giorni e mezzo stampando al campo. È stata un'esperienza incredibile, mi sento molto orgoglioso, compiaciuto di essere qui assieme a mia madre, appena arrivata a Palermo, e assieme ad alcuni dei miei studenti. 10 di loro hanno deciso di stare qui con me, mi hanno aiutato in diverse maniere. Invece di avere solo i miei occhi, è stato utilissimo aver avuto tanti occhi aiutandomi a prendere decisioni importanti. Lo stacco distintivo tra Ernesto e le sue fotografie è dato da quella miliardesima frazione di secondo che intercorre tra il modo di essere delle cose e quello di vederle quando le cattura. Usa il giaciglio per un mese. E ad un tratto lo vede. E la sua macchina fotografica, l'appello è inghiottito. Ogni fotografia di Ernesto è il momento in cui il passato e il presente, che appartengono a un medesimo spazio temporale, prendono forma. Ogni sua fotografia, mi si permetta l'ossimoro, è sempre una novità antica. Per restare nel quotidiano è un ex voto per grazia ricevuta. Serve a Ernesto a contemplare il suo universo come se lo vedesse per la prima volta e a chi guarda le sue foto rivela spesso cose che nemmeno lui sapeva di portarsi dentro. In questi ultimi 2 anni abbiamo tenuto lunghe ed intense sessioni di editing in ognuno dei miei workshop. L'aiuto ai miei studenti è stato impressionante. Sono stati importantissimi sia nell'editing e nella sequenza finale, sia nel layout del libro e di tutti i suoi contenuti. Come Bassan Kuva, molti di loro mi hanno anche aiutato economicamente, assieme agli sconosciuti, generosi donatori della riuscita raccolta di fondi addizionali con la nuova piattaforma Kickstarter che abbiamo appena concluso. È stato un vero privilegio che non posso dare per scontato neanche per un secondo.